perdere perché vedo in collegamento con noi la presidentessa di Fratelli d'Italia, il partito che è stato definito il più maschilista che c'è, è stato definito così dalle colonne di Repubblica, e infatti essendo il partito più maschilista è anche l'unico che ha un presidente donna. Buongiorno Meloni. Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno a lei, come va? Bene, siccome stavo raccontando che sono stato investito da uno shitstorm nel momento in cui ho detto che per l'8 marzo, ma la cosa è venuta naturale, avevo ospite Giorgia Meloni, ma fascista a me, fascista che ospiti una fascista, una xenofoba, una razzista. Ti figuri lo shitstorm al quale vengo sottoposta io ogni giorno, se per questo, per cui guardi, ho imparato a non farci caso, nel senso che ho imparato che quelli che non vogliono farti parlare in realtà è perché hanno paura che le tue idee possano essere vagamente più convincenti delle loro, che è diciamo una tendenza che mi pare abbastanza in crescita. Siccome io invece il problema è esporre le mie idee, a confrontarle con quelle degli altri, che poi sono i cittadini a giudicare quale sia più credibile, più seria, più posata, più profonda, non ce l'ho, io diciamo non sono invece solita redarguire alcuno per il fatto di invitare altri, questa è una tendenza che hanno altri, però insomma la ringrazio per aver in ogni caso invitato la presidente donna del partito più maschilista d'Italia, che già è un ossimoro, diciamo fa abbastanza ridere, a parlare con lei l'8 marzo, grazie davvero. Bene, approfitto però, 8 marzo o non 8 marzo, ciascuno poi può fare le valutazioni che crede, arriviamo a questa giornata dopo un weekend che sulla carta si annunciava, almeno sabato, un po' faticoso per lei, visto che Repubblica aveva scoperchiato lo scandalo dei soldi, così raccontava Repubblica, riferendo di dichiarazioni di un pentito e di indagini in corso, che avrebbero accusato lei e il suo partito di aver finanziato in nero con 35.000 euro, che per essere una somma che serve ad attaccare manifesti è una signora somma in Italia, città, eh? Esatto, in una busta del pane data in un parcheggio alla periferia di Roma a dei rom di Latina. Io mi sono permesso solo di fare un rilievo, poi le lascio la possibilità di dire quello che presumo voglia dire a proposito di queste dichiarazioni, di questo pentito. Io rilevo dal punto di vista giornalistico un dato. Ieri Repubblica, cioè il giornale che ha sollevato lo scandalo, scrive in un articolo: le dichiarazioni di questo signore sono oggetto di indagine da parte della direzione distrettuale antimafia, di tutti gli organi competenti, da 3 anni. Allora, questo signore fa queste dichiarazioni nel 2018, quindi benissimo. Su fatti del 2013, benissimo. Com'è che sui giornali arrivano nel marzo del 2021? Cioè, va bene che la fretta è una cattiva consigliera, però fatti di 8 anni fa, che questo signore, dice Repubblica, avrebbe cominciato a raccontare nel 2018, diventano pubblici nel marzo del 2021. Ora, io non voglio dire che dove c'è fumo c'è arrosto, però siccome la vita mi ha insegnato, a destra come a sinistra, come al centro, come sopra, come sotto, che certe circostanze casuali, tanto casuali, poi alla fine dopo si scopre che non sono, chiedo a Giorgia Meloni di commento. Ma guardi, io sono molto arrabbiata per questa vicenda, non lo posso nascondere, perché obiettivamente, insomma, svegliarsi una mattina e trovare a tutta pagina su uno dei principali quotidiani nazionali la notizia che io per il tramite di un mio segretario, perché così è stata riportata da Repubblica inizialmente, io per il tramite di un mio segretario non meglio identificato a bordo di una Volkswagen nera nel 2013 diciamo avrei dato mandato di consegnare 35.000 euro, attenzione attenzione, in contanti all'interno di una busta del pane a un distributore di benzina, lo scopro da Repubblica a tutta pagina e ovviamente non ne so niente. Vado a leggere l'articolo e sulla base di quello che questo pentito di perché queste sarebbero le rivelazioni di un pentito di un clan di nomadi di Latina,
E voglio dire, mi dico, vabbè, ma non è che ci vuole molto a smentire questa roba qui. Io non ho mai avuto un segretario maschio, non ho mai avuto una Volkswagen nera, soprattutto non faccio affari con i Rom, come lei può immaginare, non do soldi in contanti, non pago agente in nero, non avevo nel 2013 a maggior ragione i soldi, diciamo, per fare un'adeguata campagna elettorale insieme a Fratelli d'Italia. E voglio dire, 35.000 euro, come lei correttamente faceva segnalare, per affiggere i manifesti a Latina, cioè, quanti ne ha attaccati? Cioè, ma proprio un'infinità, ce l'ha in carti Latina, cioè, con tutto il fiocco. Per cui la cosa che mi fa arrabbiare qual è? Intanto, ovviamente, se poi l'ho scoperto dopo, appunto, che queste rivelazioni erano del 2018, che quindi sono di 3 anni fa, lo riporta Repubblica, lo diceva lei correttamente, quindi dico, in 3 anni immagino che gli inquirenti mi avrebbero chiesto conto di questa rivelazione, se l'avessero considerata attendibile. Ma soprattutto io mi chiedo perché Repubblica scriva una notizia del genere, dando in buona sostanza per attendibili, buone notizie, vere, le rivelazioni di questo pentito, che tra l'altro, secondo altri pentiti in altri processi, è considerato screditato, inattendibile, ma questo, insomma, non sta a me valutarlo, io non lo conosco, per cui non so di chi stiamo parlando. Repubblica le dà per buone e non ritiene neanche di farmi una telefonata per dirmi: scusi Meloni, qui l'accusano di aver dato i soldi in nero al distributore di benzina nella busta del pane ai Rom mafiosi, che dice no. Loro non ritengono di sentirti, prendono e sparano la notizia in prima pagina. E c'è tutto un cancan dello stesso circuito che ripubblica questa notizia all'infinito e nessuno ti fa una telefonata. E io sono basita, sono scioccata, perché appunto, punto primo, non sono notizie di oggi, sono notizie di 3 anni fa. Perché escono oggi? Perché escono oggi come se fossero uno scoop? Perché Repubblica non cita il fatto che poi io ho scoperto da un altro quotidiano, perché in tutto questo io leggo i quotidiani come voi, si parla della mia vita, delle mie presunte vicende, non ne so niente. Un altro quotidiano ieri pubblica un altro verbale dello stesso pentito, che dopo 2 mesi aveva ritrattato, dicendo che in buona sostanza le cose non è che stessero proprio così, ma Repubblica questo, diciamo, si dimentica di dirlo. Allora lei capisce che, come correttamente lei, che è una persona, diciamo, intellettualmente onesta, fa 1 più 2, 1 più 1 2, lo faccio pure io. Cioè, qual è il problema? Cioè, l'obiettivo di quando si fa un articolo del genere, senza chiedere conto all'interessato, sparandolo come se fosse una notizia, senza tenere in conto che questo pentito è screditato, che comunque aveva ritrattato, cioè senza raccontarla per come è, qual è l'obiettivo? È dare una notizia o è gettare fango alla cieca su Giorgia Meloni, su Fratelli d'Italia, perché magari ci dà fastidio che Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia stiano crescendo nei sondaggi, e magari ci dà fastidio che Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia siano un partito di persone libere e non ricattabili? Perché in Italia le persone che non sono ricattabili danno fastidio, perché in Italia le persone libere danno fastidio, e quindi intanto gli tiriamo un po' di fango. Poi, per ora, che quelli dimostrano che questa cosa è totalmente inventata e non è vera, insomma, lì metteremo i trafiletti insieme agli annunci delle compravendite, perché così funzionano queste cose, che ti devono devastare la credibilità, non curanti del fatto che, diciamo, che tu sia o non sia una brava persona, che secondo me è il tema. Cioè, qual è il lavoro dei giornalisti e della magistratura e di chiunque in Italia? Dimostrare che una persona è onesta o non è onesta, anzi, dimostrare che una persona non è onesta o screditarla indipendentemente dalla sua onestà. Perché io l'ho detto e lo ripeto, sono i regimi che fanno così, Sono i regimi lanciano accuse alla cieca alla gente per infilarla in galera perché magari ha vinto le elezioni o potrebbe vincerle. E quindi sono preoccupata, sono molto preoccupata, sì. Allora, io l'ho fatta parlare perché, essendo una cosa che la investe in prima persona, prima lei come persona e poi il suo partito, era giusto. Posso dirle in maniera intellettualmente onesta che l'avere evocato
la leader del Myanmar messa in galera, messa sotto controllo, blindata da un golpe dei militari, forse un tantinello esagerato, vogliamo dire così, paragonare le due situazioni, la sua e quella... È un tantinello esagerato, sarà un tantinello esagerato, ma i metodi mi sembrano molto simili, eh. Anche le accuse sono le stesse. Poi io non intendo con questo, diciamo, paragonare me a Aung San Suu Kyi. Intendo paragonare questi metodi a quelli del regime golpista del Myanmar. Sì, perché sono gli stessi. Perché sono gli stessi. Invece nelle realtà democratiche e nei sistemi nei quali ci sono delle garanzie costituzionali, questa roba qui non succede, no? Non si viola il segreto istruttorio, perché in teoria quelle informazioni, vale anche la pena dirlo, che sono oggetto evidentemente di un'indagine, tra l'altro da 8 anni, e perché sono fatti risalenti al 2013, no? Quindi sono 8 anni di indagini. Io non ne so niente, a me nessuno mi ha mandato a chiamare, nessuno mi ha mandato avvisi di garanzia, quindi devo presupporre di non essere indagata, ok? Però queste informazioni di cui io non so niente finiscono su Repubblica. E intanto possiamo sapere chi ha violato il segreto istruttorio? Perché è un reato in Italia, Come sono uscite queste informazioni? E perché escono adesso? E perché vengono pubblicate a tutta pagina? E perché nessuno ti chiede conto? E perché fanno il giro dei media senza che nessuno te ne chieda conto? A me sembra tutto folle, no? Lei capisce? Non è la prima volta che accade in Italia. Ma forse no. È il momento che, insomma, no. C'è questo fatto che puntualmente, come c'è qualcuno, soprattutto diciamo che non fa parte del mainstream, no? Che cresce nei sondaggi, si trova un modo per intaccarne l'onorabilità. In Sicilia si dice mascariare, schizzare col fango. Però capisci che così non funziona, non dovrebbe funzionare nei sistemi che hanno le garanzie costituzionali, non trova? Sì. Per cui è ovvio che a un certo punto si scivola verso una deriva autoritaria, totalitaria, chiamiamola come vuole, o ti pieghi o ti distruggo, che cos'è? Alto. Registriamo che i sondaggi danno Fratelli d'Italia in crescita. Io ho detto, non ho la mistica dei sondaggi, non è che sia un sondaggio. Guardo, io dico sempre, i voti bisogna prenderli, non guardarli. No, anche sì. Perché nel sondaggio si completano quando vengono presi. Sì, ma anche perché nel sondaggio in cui Fratelli d'Italia risulta al 17%, in quello stesso sondaggio il Movimento 5 Stelle, eventualmente guidato da Giuseppe Conte, schizzerebbe al 22%, uccidendo il Partito Democratico, che in quello stesso sondaggio sarebbe il portatore d'acqua di Conte, cioè il PD si fermerebbe al 14% perché i suoi voti andrebbero a Conte e ai 5 Stelle e Fratelli d'Italia sarebbe al 17%. Io non so se lei sta seguendo, come tutti, essendo comunque parte del gioco politico, la vicenda del PD e dei 5 Stelle. Se vuole ne parliamo. La domanda che invece devo fare a lei, obbligatoriamente, è un'altra. Voi giustamente, lei soprattutto, lei parla di Fratelli d'Italia e del centrodestra, nel senso richiama la sua origine identitaria di partito all'interno di una coalizione in cui ci sarebbe o ci dovrebbe essere un coordinamento con gli altri due partiti, la Lega e Forza Italia di Silvio Berlusconi. Apro la parentesi, ho invitato Giorgia Meloni per ricollocarmi con la Meloni, ma mi sono messo la cravatta verde, che non so se si capisce, per ricollocarmi anche con Salvini, lo dico perché non si sa mai come butta nella vita, eh. Allora, al di là degli scherzi, le posso fare una domanda tranchant? Lei richiama il centrodestra, però il centrodestra fa campagna elettorale nel 2018 per andare al governo, poi la Lega si stacca e fa il governo per conto suo alla faccia di lei, Fratelli d'Italia intendo, e di Forza Italia con i 5 Stelle. Poi Salvini torna all'opposizione, ricompatto il centrodestra, cade il governo Conte. Dopodiché due partner del centrodestra, cioè Forza Italia e Lega, tornano a sostenere un governo, mentre lei, che continua a parlare di un centrodestra, se capisco bene, magari mi sbaglio, mi può correggere, unito, beh, tanto unito non pare. Cioè mi sembra che a parte lei, che continua a stare all'opposizione, o la Lega Forza Italia, quando hanno potuto, il centrodestra se lo sono dimenticato. Che vogliamo dire in proposito?
Allora, guardi, intanto diciamo, facciamo mezzo passo indietro. Vicenda PD, Movimento 5 Stelle, per la verità, insomma, non, da segretario di un partito politico non mi metto lì a, insomma, a girare il dito della piaga su problemi che hanno gli altri partiti. Credo che però, diciamo, per entrambi la questione sia soprattutto un problema di identità, che è quello che io rilevo. Sia per quello che riguarda il PD, sia per quello che riguarda il Movimento 5 Stelle. Il Movimento 5 Stelle era, diciamo, il partito dell'anticasta, era il partito dell'antisistema, era il partito che doveva appunto entrare nei palazzi del potere e aprirli come una scatoletta di tonno, trasformarli in palazzi di cristallo, dire basta alle liturgie della politica. Cioè, chiaramente sono tracollati nel fare assolutamente l'esatto contrario, nel rincorrere la poltrona costi quel che costi, tradendo il 100% delle promesse che avevano fatto. Partendo da quella, la prima, noi non ci alleeremo con nessuno. Si figuri che nell'attuale Parlamento l'unico partito che non si è mai alleato con i 5 Stelle è Fratelli d'Italia, perché loro si sono alleati con tutti gli altri, tanto perché erano quelli che non si dovevano alleare. Partito Democratico, alla stessa maniera, ha la sinistra italiana, secondo me, una crisi di identità enorme, che guardi, si vede molto bene dagli insulti che rivolgono a me, perché questo fatto di darmi continuamente della pesciarola, della contadina, della Coatta, popolana, come se coatta. questo fosse oggettivamente un insulto, la dice bene, insomma, che tipo di capriola culturale ha fatto una sinistra che invece prometteva di essere dalla parte dei più deboli. Per cui l'immagine che danno di loro stessi è di questa sinistra, no, champagne e caviale, che discetta dei problemi del popolo, che però va tenuto a debita distanza, insomma, perché ci fa anche un po' schifo. E credo che anche questo abbia prodotto oggettivamente un enorme cortocircuito culturale. Per quello che riguarda il centrodestra, ma guardi, io dico che il centrodestra è unito perché, a differenza di quello che accade nell'alleanza tra Movimento 5 Stelle e PD, noi siamo insieme per scelta, nel senso che siamo insieme perché le nostre idee, per la gran parte, sulle grandi materie di questo tempo sono perfettamente compatibili. Quindi l'alleanza di centrodestra, in caso di vittoria alle elezioni politiche, in caso dovesse arrivare al governo della nazione, avrebbe oggettivamente una maggioranza, diciamo, e un governo solido, coeso, che non ha bisogno di mettersi d'accordo con compromessi al ribasso, tra visioni del mondo distinte e contrapposte o comunque molto distanti tra loro. E per cui credo che oggi il centrodestra sia ancora l'unica coalizione che a questa nazione può dare quello di cui ha bisogno, che non è il governo del mettiamo dentro tutti e poi cerchiamo appunto, no, di sintetizzare posizioni che non si possono conciliare. È l'esatto contrario. È dare a questa nazione una visione chiara di politica economica, di politica industriale, di priorità che vanno portate avanti, dove mettiamo le poche risorse che abbiamo, su che cosa decidiamo di investire, quali sono le nostre riforme serie da fare, con, diciamo, una coesione e con numeri che consentano, diciamo, di avere il coraggio di cui questa nazione ha bisogno. Lo può fare il centrodestra, poi sulle scelte che hanno fatto i singoli partiti non sono io che devo giudicare. Cioè, anche quando io ho chiesto la famosa firma del patto antinciucio ai miei alleati, che era stato firmato alla fine da tutti, non è che l'ho fatto perché qualcuno deve qualcosa a me. Io penso che noi, diciamo, l'impegno che ci dobbiamo prendere è nei confronti degli italiani, e poi sono gli italiani a giudicare le scelte che fa ciascuno. Io non mi permetto di sindacarle, vedo che gli altri criticano molto, lo voglio dire, continuo a leggere interviste nelle quali gli alleati di Lega e di Forza Italia criticano la scelta di Fratelli d'Italia. Guardi, io non mi permetto di criticare la loro, sono talmente convinta della mia che non ho bisogno di sindacare la loro, e ciascuno non ne deve rispondere all'altro, ne deve rispondere. E chiaramente verrà valutato dagli italiani, però io penso davvero che l'unica possibilità per questa nazione di avere un governo che possa tirarla fuori dalle secche nelle quali si trova è, diciamo, chiaramente mandato popolare, visione chiara, coalizione compatta. Questo l'attuale Parlamento non lo può dare, e purtroppo lo vedremo anche nel lavoro di Mario Draghi. Perché, come lei legge tutte le mattine sui giornali, su qualsiasi cosa ogni partito ha un'idea diversa, e quindi poi a cercare le sintesi lavori sempre al ribasso.
Le cito un giornalista con cui l'anno in passato, negli ultimi tempi, c'è stata qualche frizione per motivi diversi, non mi interessa ricostruire, ma è sicuramente un osservatore attento, poi non so se dire disinteressato. Giuliano Ferrara ha scritto due cose, uno che riguardano direttamente lei e uno che riguarda il governo. Sul governo ha scritto: Renzi ha fatto di tutto per far cadere Conte e per far nascere un altro governo, ma questo è il governo di Giancarlo Giorgetti, scrive Ferrara, cioè il numero due della Lega, da sempre in relazioni con Mario Draghi e con altre forze europee. Non è il governo di Renzi. Renzi, anzi, adesso, scrive Ferrara, conta come il due di picche a briscola quando esce Bastoni, e quindi arrivederci, grazie pure al Royal Baby. Nei suoi confronti, invece, a novembre scorso ha scritto un editoriale in cui diceva: ma perché Giorgia Meloni si ostina a pensare di poter un giorno diventare la leader eventuale di un centrodestra eventuale e non fa la sindaca o il sindaco, perché non sia mai che oggi uno usa un termine, la sindaca di Roma, che sarebbe perfetta per quel ruolo? Vuole rispondere a Giuliano Ferrara? Ma guardi, allora, sul tema del governo Giorgetti, io sarei chiaramente molto contenta se questo fosse il governo Giorgetti, cioè un governo a trazione centrodestra. Ad oggi non è quello che ho visto, nel senso che se lei guarda la formazione del governo, è vero che Renzi conta quanto il due di picche quando regna Bastoni, però in realtà l'unico partito che rispetto al governo Conte è stato massimizzato e valorizzato è il PD. Tutti gli altri oggettivamente non hanno avuto, secondo me, anzi, soprattutto, diciamo, quelli che interessano a me, non hanno avuto, secondo me, il riconoscimento che meritavano. Le faccio un esempio. Al Senato della Repubblica il PD ha 35 senatori e Forza Italia ne ha 53. Nel governo Draghi il PD ha 4 ministri con portafoglio, se contiamo anche quello dell'istruzione, che è comunque un esponente del PD, e Forza Italia ha 3 ministri senza portafogli. A me pare che il governo, diciamo, al governo sia stata data un'impronta chiara, e non dimentichiamo che la maggioranza in Parlamento fa la differenza, perché io continuo a ritenere che, diciamo, per quelle che sono le nostre idee, per quelle che sono le nostre speranze, non fosse possibile in questa legislatura incidere, perché i numeri in Parlamento ce l'ha la sinistra, diciamo, complessivamente intesa, PD, 5 Stelle, SEL, Renzi e compagnia. E siccome noi siamo una repubblica parlamentare, come ci ricordano ogni volta che si deve fare un inciuccio di palazzo, tu puoi mettere la presidenza del Consiglio chi vuoi, ma alla fine quei provvedimenti in Parlamento passano, e quando passano in Parlamento chi vota vince, semplice. Per cui io temo, e mi pare di vedere questo dai primi provvedimenti del governo, che in realtà ci sarà una forte continuità con il lavoro del Conte bis. Del resto, siamo andati a votare in commissione, Fratelli d'Italia ha fatto alcune battaglie, per esempio sulla proroga del decreto svuota carceri di buona fede, cioè, che è una battaglia che avevamo fatto tutti insieme, è stato prorogato, punto. Cioè, hai voglia a dire, come il tema della prescrizione, che pure avevamo fatto la battaglia per sospendere gli effetti della norma buona fede in attesa che si facesse, diciamo, la riforma insomma, per velocizzare i processi. E tutti gli altri che avevano come noi presentato gli emendamenti in questo senso li hanno ritirati, l'emendamento l'ha mantenuto solo Fratelli d'Italia, è stato bocciato. Quindi mi pare che per ora le cose stiano andando esattamente come temevo. Chiaramente, come lei sa, noi abbiamo annunciato una opposizione assolutamente patriottica, e quindi fatta nell'interesse della nazione, e faremo del nostro meglio, insomma, per dare una mano dall'opposizione. Io ho mandato a Mario Draghi, ho mandato al commissario Figliuolo tutte le proposte che sta facendo Fratelli d'Italia. Leggevo stamattina che probabilmente presidente Draghi potrebbe valutare positivamente la proposta che gli ha fatto Fratelli d'Italia di abolire il cashback, la lotteria agli scontrini, una cosa completamente inutile che ci costa 5 miliardi di euro, per mettere quelle risorse su qualcosa di più serio, che secondo me sono i ristori. Si figuri che noi abbiamo speso finora 5.000 euro, anzi dovremmo spendere 5 miliardi di euro sul cashback, quando finora su tutti i ristori ci abbiamo messo 11 miliardi.
mi sembra una follia, per cui io ho scritto a Draghi perché volevo calendarizzare la mozione, non me l'hanno consentito, hanno votato anche lì tutti contro, ho mandato direttamente la proposta al Presidente del Consiglio. Stamattina si dice che forse potrebbe accoglierla, per cui si figuri, io sono molto contenta, vuol dire che dall'opposizione Fratelli d'Italia può, differentemente da quello che si dice, essere estremamente utile. Per quello che riguarda il tema del sindaco di Roma, guardi, ho risposto 100 volte a questa domanda. A me pare che un po' tutti quelli che mi si vogliono levare dalle scatole mi propongano come sindaco di Roma, cioè, no? Ovvio. Cioè, dire, ma sta Meloni, no? Sul piano nazionale, ma perché non fai il sindaco di Roma? Cioè, alla fine, se lei mette insieme tutti quelli che me lo chiedono, sono tutte persone alle quali io non sono simpaticissima, mettiamola così. Dopodiché, io lo farei volentieri il sindaco di Roma, Piroso, mi sono anche già candidata, lei lo ricorderà, mi candidai incinta al 7° mese di gravidanza e le cose non andarono bene, nel senso che fu scelta Virginia Raggi, come ricordiamo. È una cosa che non escludo di fare nella mia vita, io sono innamorata della mia città, però io mi sono oggi presa un impegno con molti milioni di italiani che vivono anche fuori dal raccordo anulare e credo di dovere qualcosa anche a quelle persone che credono in me, che credono in Fratelli d'Italia, e penso anche che il problema della capitale non sia semplicemente quello, non sia solo quello di avere un sindaco capace, che in ogni caso spero avrà, è una cosa sulla quale sto lavorando personalmente da mesi, ma sia anche il problema di avere leader nazionali che abbiano a cuore il destino della capitale. Perché se Roma oggi è nella condizione in cui si trova, non è solo perché ha avuto sindaci che magari non erano all'altezza, in particolare l'ultimo disastroso, ma anche perché è una città estremamente complessa, che è una diciamo è capitale d'Italia, del Mediterraneo, capitale del cristianesimo, è una città straordinaria che viene trattata come un comune di mille abitanti, è l'unica capitale di una grande nazione europea alla quale non viene riconosciuto lo status e sulla quale non vengono fatti gli investimenti che vengono fatti su tutte le altre capitali europee, non perché interessi la capitale, ma perché interessa la nazione avere una capitale che possa chiaramente essere sfavillante, perché le capitali sono l'immagine sul, diciamo, sul documento d'identità di una nazione. Ora, questa battaglia l'ho fatta io con Fratelli d'Italia negli ultimi 5 anni. La Raggi che si sveglia oggi sul tema di Roma capitale e insieme a tutti gli altri è stata muta per 5 anni. E Fratelli d'Italia ha portato questo tema non in comune, dove pure l'abbiamo portato, io sono anche consigliere comunale, ma nel Parlamento della Repubblica, perché questo è un tema parlamentare, non è un tema comunale o diciamo relativo solamente alla capitale. Per cui io credo di poter fare molto bene anche per la capitale, da leader nazionale, tra l'altro, se non vado errata, leader di partito, unico leader di partito romano, non mi vorrei sbagliare, vado a spanne, diciamo vado a memoria. Mentre noi abbiamo, diciamo appunto, non, per diversi anni non abbiamo avuto leader diciamo, nazionali di primo livello che rappresentassero la capitale, e forse anche per questo gli interessi della capitale e la sua centralità non sono stati adeguatamente. Perché considera Zingaretti già uscito dai radar. Giusto, Zingaretti, vedi. Sì, esatto, perché lo considero già, si è dimesso. Però vede il paradosso, noi avevamo in questa legislatura in Parlamento il Movimento 5 Stelle, che era il partito di maggioranza relativa, esprimeva il sindaco di Roma. Il Partito Democratico, che era diciamo l'altro partito che è stato al governo nell'ultimo anno e mezzo, esprimeva il presidente della regione nella figura di Zingaretti, e all'opposizione c'ero io, che sono diciamo sempre l'esponente attento alle dinamiche romane. Era la legislatura nella quale noi potevamo portare a casa il tema delle risorse, dei poteri di Roma Capitale, o no? Però invece la battaglia l'ho fatta io e tutti gli altri mi hanno votato contro. Poi adesso arriva la campagna elettorale per le amministrative e fanno finta che il tema interessa loro. Ecco, io penso di poter fare bene per la città anche a livello nazionale. Ringrazio Giuliano Ferrara, troveremo un sindaco, un candidato sindaco assolutamente all'altezza di questo compito enorme, e io di questo mi sto occupando personalmente. Siccome so che ci deve lasciare, le posso far vedere, però abbiamo parlato male, lei ha parlato male giustamente dal suo punto di vista, io ho sottolineato alcune contraddizioni da operatore dell'informazione, pessimo quale sono, lei sulla sua pelle ha detto ma Repubblica si poteva comportare un po' meglio dal punto di vista della deontologia giornalistica, magari una telefonatina prima di, scusi, sputtanarmi a livello globale,
salvo che poi questa vicenda è un soufflé che si sgonfia. Oggi però Repubblica, per pareggiare, vede come io sono democratico, per la par condicio dell'informazione, le alza una bella palla, perché su Repubblica oggi c'è una pagina intera con un servizio fotografico che fa vedere come a bordo di una nave, di una ONG, eccole qua, migranti, le foto che accusano la ONG, il capitano proteggeva gli scafisti, e poi sotto si vede un signore, anzi già si vede in questa immagine, indicato da una freccia rossa, che con uno scudiscio di cuoio mena i migranti, e sotto addirittura con un tubo di... Questo è quello che dice Repubblica oggi. E poi questo signore, identificato non so come attraverso altre foto, sbarca come se niente fosse e nessuno dice niente. Vuole ringraziare Repubblica per questo? Sì, guardi, voglio ringraziare Repubblica anche perché ho visto che poi stamattina hanno arrestato uno di questi scafisti, mi pare in Sicilia, non vorrei sbagliare, che era arrivato a febbraio, e quindi vuol dire che qualche cosa sta cambiando. Certo, se anche qui la sinistra, Repubblica compresa, quando noi ponevamo questo problema e questo tema di organizzazioni non governative che diciamo parevano essere troppo in contatto con quelli che sono diciamo responsabili di una tratta di schiavi del terzo millennio, venivamo insultati. Quando dicevamo che le organizzazioni non governative facevano un lavoro che è illegale fare, perché non è vero che diciamo il tema della Convenzione di Montego Bay, cioè delle norme del salvataggio in mare, prevedono come si vorrebbe e come vorrebbe la sinistra italiana, che io mi posso mettere al centro del Mediterraneo, telefonarmi con lo scafista che fa partire gli immigrati clandestini e fare un trasbordo quotidiano di cittadini da una nazione all'altra. Questa roba qui non è prevista in nessuna convenzione al mondo. Il diritto del salvataggio in mare prevede che se io casualmente mi imbatto in una imbarcazione in difficoltà ho l'obbligo di salvarla, ma non che mi ci metto d'accordo e ci faccio il traghetto, scusate, perché altrimenti qualcuno mi può spiegare perché non l'hanno fatto i cubani con gli Stati Uniti? E a che serve il Messico e il muro se puoi passare dal Golfo del Messico per andare negli Stati Uniti? Ti metti lì con le tue belle barche e fai il trasbordo. Insomma, mi sembra una cosa talmente scontata, talmente semplice, che io davvero non ho, continuo a non capire l'irragionevolezza di queste, di questo approccio sull'immigrazione, che in realtà è uno strumento, dal mio punto di vista, di cui la sinistra è grande paladina, nelle mani del grande capitale, delle grandi concentrazioni economiche, di quelli che hanno bisogno di mettere nel mercato centinaia di migliaia di disperati, perché questo consente complessivamente di rivedere al ribasso i diritti delle persone, dei cittadini e dei lavoratori. E sono battaglie che abbiamo fatto noi, non ha fatto la sinistra italiana. La sinistra italiana va bene così, va bene che perché hanno chiuso un occhio su questo, che gli immigrati fossero picchiati dagli scafisti davanti agli occhi del capitano dell'organizzazione non governativa, va bene che quegli altri siano accusati di aver preso i soldi in un'altra ONG, Casarini e compagnia, per aver preso a bordo gli immigrati, va bene che poi nelle cooperative che gestiscono l'immigrazione si sia molto spesso mangiato, va bene che le nigeriane che vengono portate in Italia siano rese schiave nell'indifferenza generale e devono ripagare riti voodoo fatti sui loro figli finché non ripagano quel debito. E ci sono andata io a parlare con queste signore, abbiamo presentato noi le proposte perché queste, perché quando queste donne vengono ridotte in schiave e vengono presi i loro aguzzini, il reato non può essere sfruttamento della prostituzione, deve essere riduzione in schiavitù, che è ben altro reato. Io dico no, poi io sono, noi saremmo quelli che no, lei è quella che vorrebbe, a me pare che non siano umani gli altri. Lei sarebbe quella che vuole affondare i barconi con tutti quelli che ci sono a bordo. No, guarda, io ho detto, questa è un'altra cosa che mi fa impazzire della sinistra, è che loro, diciamo, omettono quello che dici, ricostruiscono quello che tu dici, per poi poterti insultare sulla loro ricostruzione di quello che hai detto. Che è una cosa, anche qui, vergognosa, no? Perché anche questi sono metodi che non promettono bene. Io ho detto una cosa chiara, ho detto che se ci sono appunto delle navi che operano nell'illegalità, tu non puoi consentire che lo facciano. Quindi se quelle sono navi, poi era un ragionamento più complesso che adesso non le faccio per ragioni di tempo, ma se quelle sono navi che operano nell'illegalità, tu fai scendere la gente e la nave.
la affondi, o la sequestri, o ci fai quello che ti va, la vendi, fai quello che vuoi, ma non puoi fare finta che non ci sia un fatto illegale. Perché nelle altre nazioni, nelle nazioni serie, in qualunque nazione nella quale esistano dei confini, quei confini si difendono. E nessuna nazione seria dice: noi abbiamo dei confini, ma tu fai come ti pare. L'ha visto in Australia che cosa fanno ogni giorno. Ieri c'era l'ultimo video del comandante della Marina australiana che diceva: signori, vi stanno dicendo che in questi giorni la Marina sarà meno attenta e che quindi potete venire in Australia. Voglio essere chiaro: nessuno che tenti di entrare in Australia illegalmente potrà farlo. Non facciamo eccezioni, utilizzeremo i mezzi che sono necessari. Le nazioni normali fanno così e non sono impresentabili, sovranisti o razzisti, sono nazioni che fanno rispettare le loro leggi. In Gran Bretagna fanno la stessa cosa, hanno fatto il blocco navale, che io propongo, diciamo, per la Libia da anni, hanno preso e l'hanno fatto, hanno mandato le navi della Marina e hanno detto: qui non si passa, signori, mi dispiace. Perché? Perché se vuoi entrare in Italia ci entri, o secondo le norme del diritto internazionale, e quindi... profughi, rifugiati. Io ho proposto: apriamo gli hotspot in Africa, valutiamo chi ha diritto davvero a essere, diciamo, rifugiato, appunto, a essere accolto secondo le norme del diritto internazionale, Convenzione di Ginevra, protezione sussidiaria dell'Unione Europea, e quelli lì, ma ce li portiamo noi, ma qual è il problema? Però farsi fare la selezione d'ingresso dagli scafisti, impedire a chi vuole entrare illegalmente di farlo perché tutte le quote di immigrazione sono coperte da chi entra in modo illegale, fare entrare centinaia di migliaia di persone che non scappano dalla guerra, non scappano dalla guerra, e fregarsene di quelli che magari stanno morendo sotto le bombe, a me non sembra intelligente, l'ho detto e lo ripeto. Flash chiuso, oggi 8 marzo, lei prima ha evocato gli insulti da cui è stata investita, insulti che sono stati giudicati bullismo, sessismo, una vicenda quella... no? Della rana dalla bocca larga, e qui mi fermo. Qualcuno ha scritto: Flavia Perina, donna di destra, tutta questa vicenda fa cadere il pregiudizio che il sessismo sarebbe solo un'esclusiva, e il bullismo della destra nei confronti delle donne di sinistra. C'è anche una vicenda al contrario, però dice Flavia Perina: forse la destra qualche volta in passato avrebbe potuto solidarizzare di più quando essere insultate erano anche Laura Boldrini, per la quale io politicamente non ho una soverchia simpatia, ma la critica e il dissenso politico sono una cosa, gli insulti a Laura Boldrini, a Liliana Segre, a Giorgia Meloni, a Mara Carfagna, devo fare l'elenco, a Deborah Serracchiani del PD, mi fanno orrore. E sono contento, e chiudo la parentesi, che quei quattro manigoldi che hanno insultato Liliana Segre quando si è fatta il vaccino, scrivendo delle cose del tipo: speriamo che il Covid finisca il lavoro dei camerati tedeschi, mi fanno orrore. Vogliamo dire viva le donne di destra, di centro, di sinistra, e chiudiamola qui, cara Meloni? Ah, guardi, assolutamente sì, nel senso, su questo davvero io non faccio distinzioni, penso che la violenza è sempre un'implicita ammissione di inferiorità, mettiamola così, no? Cioè, tu sei violento verso un altro con le parole, con i mezzi, quando non sei convinto delle tue idee. Io questo problema non l'ho mai avuto, e quindi non ho assolutamente mai avuto problemi a esprimere solidarietà alle mie colleghe investite da insulti di ogni genere. Cosa diversa è la critica, perché io penso anche che anche le donne che fanno politica debbano poter essere criticate come tutti gli altri, e delle volte mi pare che anche loro un po' si nascondono se tu fai una critica politica, dicono: le donne, il sessismo. Beh, è una critica politica, ragazzi, ci sta, no? È normale, la parità è anche questo. Cosa diversa sono gli insulti sessisti, sui quali non ho mai avuto ovviamente problemi, perché io li vivo ogni giorno, si figuri se non capisco quanto la cosa possa essere fastidiosa. In particolare il tema, lei citava, perché poi sono cose diverse, la vicenda della senatrice Segre, appunto dei Novax, insomma, del fatto che sia stata insultata per il vaccino, è una roba assolutamente vergognosa. Io ho parlato al telefono qualche giorno fa, tra l'altro, con Liliana Segre. Insomma, penso che su queste cose non si debbano fare distinzioni, e non mi sentirà mai dire di un altro, come è stato detto di me, vabbè, però se la cerca. Non me lo sentirà mai dire. La ringrazio, grazie a Manuela Donghi. A voi, buona giornata. In studio, grazie, buona giornata a Manuela Donghi, il nostro direttore, che la saluta. Grazie, Giorgia Meloni, grazie.